Io quando ero molto piccolo, diciamo che avevo molti problemi di peso, ero un ragazzo abbastanza robusto. Per diversi anni sono stato bullizzato da questi ragazzi appunto per questo problema che avevo. Questo diciamo che mi faceva stare abbastanza male. Avevo un'amica che lei ha avuto problemi alimentari, quindi tutto quel problema l'ha fatto non poter andare a scuola e ha lasciato scuola. Niente, dopo è tornato e stava molto meglio, ma quegli episodi all'inizio ci hanno messo male a tutti. Essendo stato abbastanza robusto da più piccolo, capitava spesso qualche commento, qualche parola che all'inizio non ci davi peso, però col più iniziavano a dire, a fare commenti su questa cosa, magari più iniziava a importartene. Sì, mi è capitato di piangere anche da piccolo, non in pubblico perché quando si è insieme ad altre persone si cerca di fare come uno scudo, però poi quando si è da soli e si pensa a queste cose può capitare di lasciarsi andare un po' e quindi di piangere anche. Grassone, ciccione, mi mettevano pure le mani addosso. Forse a tante ragazze o ragazzi succede, ma non lo dicono, cioè se lo mettono su di lui. Spesso erano in gruppo più che da sole perché è più facile prendere in giro qualcuno se si ha dietro qualche altra persona con cui ridere di quest'altro. E ho iniziato anche a fare sport e poi pian piano con gli anni ho coltivato un grandissimo amore per questo sport. Hai la possibilità anche di conoscere tante nuove persone, di farti tanti nuovi amici e di condividere tante esperienze con i tuoi compagni di squadra. Sì, il basket a me mi ha cambiato la vita. È stato il basket è una cosa più grande dello sport. No, sicuramente il basket è molto più che solo lo sport, uscire da periodi che magari non sono propriamente i migliori periodi che uno può avere, fa sentire all'interno di un gruppo questa cosa e quindi anche tu cerchi poi di aiutare gli altri. La pallacanestro è la mia vita. Anche nelle difficoltà mi ha permesso sempre di avere un confronto umano, degli obiettivi da raggiungere e degli esempi da seguire. Nelle squadre in cui ho giocato ho messo sempre grande passione e trovato numerose guide. Lo sport è una grande forma di socialità che ti permette di combattere tutte le forme di disagio.